Amici della Zona Comunale, buon pomeriggio e ben ritrovati oggi pomeriggio in compagnia di un, veramente posso dirlo, anche se sembra e suona un po' strano, un animale del nostro zoo, ma a tutti gli effetti, perché la rana del Garda quest'oggi è con noi, quindi Virginia, benvenuta. Grazie, un vero animale, proprio una ranocchia. Una ranocchia. Come stai? Tutto bene? Tranquilla? Bene, grazie, tutto benissimo, sì. Boh, perfetto. Allora, dovete sapere che noi ci siamo incontrati un pochino prima, abbiamo bevuto qualcosa e lei rigorosamente beve acqua. Cioè, è assurdo, è quasi una, sia una convenienza portarla fuori questa signora qua, perché veramente consuma poco. Ma mangio per tre. No, non dirlo a me, quindi andiamo avanti. Allora Virginia, io mi sono permesso di disturbarti perché non potevo non vedere i tuoi post e tutto quello che riesci a condividere appunto con le persone che ti seguono e ti guardano, veramente in maniera, posso dire, travolgente. Grazie, dire travolgente. Sì, spero. Quindi, di sì. Spiegami un pochino meglio cosa fai, da dove è nato questa tua passione che sta diventando sempre più veramente ormai un live motif proprio del tuo essere donna e del tuo essere appunto rana del Garda. Allora, nasce dalla mia prima traversata che ho fatto in memoria di mio fratello, e lui la vera rana del Garda, poi io ho preso il suo scettro facendo Sirmione Facengo, chiudendo il suo percorso che aveva fatto quando era ancora in vita. E mi è piaciuto, ho deciso di farlo e ho deciso di attraversare il mio lago per il largo e il lungo. Il largo è stato fatto l'anno seguente, cioè nel 2018, 30 km, Padenghe e la Zise, il punto più largo del lago, e sono 20 km. Mi sono portata fino a Peschiera aggiungendone altre 10 per arrivare a 30 km, perché? Perché poi l'obiettivo finale è quello di farlo per il lungo, perciò 60 km. Rigorosamente tutti a stile rana, se no non sarei la rana del Garda. E nel frattempo ho attraversato anche altri 4 laghi italiani, ma tutto questo per uno scopo benefico. Questa è la cosa poi importante, vuol dire che ogni traversata che faccio o ad ogni impresa sportiva che faccio la dedico ad un'associazione sportiva, no, ad un'associazione di volontariato che tramite lo sport riesci a valorizzare. Sì, assolutamente. Allora, sì. Quello che mi piace tantissimo di questa tua iniziativa è come sei riuscita a mantenere vivo il ricordo chiaramente di tuo fratello attraverso appunto della beneficenza, attraverso il fatto di come tu riuscissi anche a valorizzare quello che facevi aiutando anche le persone in difficoltà. E mi piace perché l'ho studiata un pochino in questo periodo e una domanda che mi sorge spontanea è: ma quando nuoti, ma specialmente per così tanti chilometri anche, cosa pensi sott'acqua? Cioè, cos'è che pensi quando sei sott'acqua? Allora, di solito se sono traversate brevi faccio una scaletta dei pensieri e penso un po' a tutto, a organizzarmi, al calendario, al mio passato, ai miei momenti con mio fratello, ai miei momenti di vita normale, a tutto quello che mi dà la possibilità di non pensare a quello che sto alla facendo. Alla fatica. Esatto, alla grande fatica. Voi non lo sapete, ma lei mentre nuota pensa anche alle ricette che farà a casa. Finita la nuotata, giusto? È vero. Allora, dobbiamo dirlo. La cucina è fondamentale per me. Poi normalmente quando nuoto ho sempre fame, perciò penso a quando esco, stasera farò questo. E mi diletto ad organizzarlo nella mia testa. Impensabile invece anche questa cosa qua. Riesci addirittura a dormire finché nuoti. Dormire. Sembra strano, però no. Riesci ad arrivare a un punto dove stacchi completamente la testa dal corpo e riesci un attimino anche a... Assolutamente, con il mio psicoterapeuta sportivo, il dottor Manfredini, abbiamo lavorato proprio su sulla possibilità di isolare la mente nel momento in cui tu stai facendo uno sforzo. Vuol dire... e creo un automatismo nel corpo per cui mi dà la possibilità anche di rilassare la testa e non pensare a quello che sto facendo. Sì, a me succede, molto interessante. Tu ridi, ma a me succede sempre anche con mia moglie quando mi parla, io riesco a staccare la testa dal corpo e non sentire le parole che prendo solitamente. E senza psicoterapeuta, pensa a te che fortuna. Sono un uomo risparmioso anche esatto, alla fine. Esatto, sì. Ascoltami, ma ad esempio... io ti ho preso in giro prima della diretta parlando di quanto sia bella Peschiera e tutto quanto. Abbiamo un amico in comune anche se non sbaglio. Che detto così potrebbe essere anche una spoilerata per il futuro, un amico in comune. Sì. Però Filippo Gavazzoni, se non sbaglio, lo conosci. Lo conosco molto bene, lo ammiro tanto e lo seguo tantissimo perché lui è
poi un grandissimo cultore del lago. Tu, se devi sapere qualcosa sul lago, chiedi a Filippo che lui ti dice. Oltre ad essere anche un gran bel ragazzo, perché comunque adesso voi non l'avete visto, ma quando gli abbiamo dato la maglietta dello zoo, basta ridere, quando gli abbiamo dato la maglietta dello zoo, lui si è tirato via la maglietta ed è esploso in questa passione, incrocio di muscoli e nervi che ha inebriato tutte le turiste ucraine e non presenti a Peschiera quest'oggi. Visto che lei continua a ridere, ecco, cosa dici? Rido perché poi vedo passare nel lago una barca con... Dovresti far mettere a lui la maglietta. No, poverino, ascoltami invece Filippo, sì. Salutiamo veramente, ciao, è un grandissimo Filippo. Amico. Sì. Però cosa ne dici se io invece di tenerti qua sotto il sole 40 gradi ti invitassi a fare una diretta a Bardolino, al fresco, guarda, belli, rilassati e tutto quanto? Io parto già. Ma come io parto già? Io vado già a Bardolino. Ma come ti vado, come vai a Bardolino? Io vado, quella facciamo. Ma come nuoto? Mi raggiungi? Sì, sì. E tu mi raggiungi? Sì, con la mia bicicletta. Mamma mia, guarda, vedi, guarda. Si spoglia, guarda, veramente mi faccio un infarto. Questo è il lago. Come questo? Questa è l'abitudine al lago. Io ti aspetto a Bardolino. Vai, allora ci vedremo a Bardolino. Vai. Io vado, ci vediamo a Bardolino, eh. Ascolta, ciao, io ciao. Io ti seguo solo così, però. Cosa ridi? È fredda l'acqua. Allora, è veramente una morte in diretta, eccola qua. Ci vediamo a Bardolino, addio. Rana del Garda. Guarda che roba. Rana del Garda, zoppo di male prossimamente in diretta. Salutali, salutali. Ciao. Ti aspetto a Bardolino, A Bardolino, zoo comunale, Rana del Garda. Ciao ragazzi, un bacione!